Il programma è presentato da Mr. Student, ci troviamo alla prima giornata del Fanta Expo a Salerno, al Parco dell'Irno, e in questo momento siamo in compagnia di Riccardo Gangini, fondatore Artematica Entertainment. Innanzitutto, che cos'è Artematica e da cosa nasce? Artematica è una società di sviluppo di videogiochi, di sviluppo e pubblicazione. Nasce nel 1996 dopo aver maturato un'esperienza importante presso altre società, e oggi si occupa di realizzare videogiochi mobile e social, quindi piattaforme Apple, Android, Winphone e Facebook. Lei è uno dei primi nomi in Italia nel mondo dei videogames. La sua breve esperienza? Sono un vecchio dei videogiochi dell'era 8-bit, quindi parliamo di Spectrum anziché Commodore 64. In Simulmondo ho realizzato il primo videogioco 3D real time di calcio del mondo, quindi un onore aver anticipato Electronic Arts. Dopo quell'esperienza piacevole ho deciso di continuare a fare questo mestiere dalla mia città, e quindi ho costituito l'Artematica Entertainment, che a tutt'oggi fa lo stesso mestiere e pubblica videogiochi. Qui lei anche in veste di ospite UDAV, nonché responsabile dell'area Games del corso tenuto appunto dall'università UDAV. In cosa consiste questo corso e di cosa lei si occupa principalmente? Dunque, io mi occupo sostanzialmente di portare quanto più possibile la mia esperienza, effettivamente abbastanza longeva nel settore, verso il programma didattico, che permette poi agli studenti di intraprendere un percorso triennale che parte dall'ideazione fino alla pubblicazione di un videogioco, quindi comprendendo anche la programmazione, il design, la grafica 3D, la grafica 2D, quindi un pacchetto completo e soprattutto concreto. Cioè è un corso che verte verso quelle attività che permettono di acquisire le competenze. Vero, si studia teoria, ma si fa anche tanta pratica, ed è un po' la differenza che reputiamo avere noi sviluppatori, veri addetti del settore, rispetto magari ad altre strutture che hanno un'impostazione più didattica ma un po' meno presente per esperienza sul mercato. Quindi assieme ovviamente agli altri colleghi l'obiettivo mio e anche degli altri tutor è quello di fare in modo che questo corso diventi il corso. Devo dire che siamo soddisfatti, perché è il secondo anno ed è partito molto bene. Io peraltro sono stato il primo coordinatore del Master in Videogame Design di IED, quindi maturai anche quell'esperienza, anche Accademia di Brera, anche altre cose, però diciamo erano corsi interessanti, ma abbiamo un approccio più pragmatico, oserei dire mani in pasta, anzi sulla tastiera. Quindi gli studenti comunque hanno risposto bene? Molto bene, sì, infatti adesso non posso anticipare altre cose, ma come dire, non si ferma qua. Per qua intendo Salerno, Italia. Ed ancora, lei ha portato per il pubblico di Fanta Expo Violetta, cioè lei lavora comunque con un marchio molto importante, un brand importantissimo qual è la Disney. Com'è la sua esperienza da questo punto di vista? Qual sì. è il suo parere? È molto positivo, perché quasi sempre quando si ha a che fare con aziende di tipo Disney, ma non solo, abbiamo lavorato anche con Bonelli, Tex e Dylan Dog nel corso della storia, Uomo Ragno, Spada, tanti nomi, Subbuteo, eccetera, è sempre un'esperienza interessante, perché quasi sempre ci sono persone molto competenti ed è stimolante, no? Perché cambiare brand significa anche cambiare target. Nel nostro caso noi ci rivolgiamo a bambine dai 6 ai 11 anni, e il precedente gioco che abbiamo sviluppato con un nome forte era Fanta Calcio, che invece è un brand maschile molto più grande, per cui è anche piacevole, ed è uno degli aspetti più belli di questo mestiere, che ti permette di far divertire gli altri ed è appagante. Diciamo, tutti gli sviluppatori di giochi, così come i creativi, i fumettisti, eccetera, partono perché amano quel settore, poi si innamorano del far divertire gli altri. Cioè, non è che sai di grado, però ti fai prendere ed è molto bello.
E infine, per concludere, un consiglio a tutti magari gli amanti e gli studenti anche che magari sceglieranno questa strada, i giovani che vogliono affacciarsi al mondo del videogames e dell'animazione digitale, qual è? Beh, di inseguire il proprio sogno, che sembra una frase fatta, ma io sono una delle tante prove viventi che invece è possibile, perché si può partire in effetti da soli e arrivare anche in posizioni interessanti con soddisfazione. Quello che raccomando io sempre è di essere motivati, cioè di non prendere alla leggera, anche banalmente di studiare, perché lo studio è veramente la base, studio, motivazione e anche serenità. Diciamo che se leggiamo i giornali ci deprimiamo, no, dobbiamo invece mantenere energia e forza, perché sono il carburante che ci permette poi di raggiungere gli obiettivi, sicuramente. Allora, mi raccomando ragazzi, non abbandonate il vostro sogno. Noi salutiamo Riccardo Gangini e lo ringraziamo. Ciao a tutti, ciao.